quando effettivamente degli imprenditori, dei ragazzi, perché si tratta comunque di infra 35 anni, vengono in studio e chiedono ovviamente delle delucidazioni su questo modello prestampato di SRL a capitale 1 euro, io spiego sommariamente che, come insomma pubblico ufficiale, trovo questa ossatura e questa struttura piuttosto asciutta in generale, perché comunque l'autonomia statutaria, cioè l'autonomia statutaria tecnicamente vuol dire quello che i soci, almeno nella fase genetica, quindi i soci iniziali, possono decidere nell'ambito della SRL, e adesso della SRL startup, sono amplissimi. Cioè c'è un potere contrattuale, un potere decisionale, un potere di strutturare le clausole statutarie vastissimo. È ovvio che se non siamo nell'ambito di una startup con esigenze particolari, con oggetto sociale particolare che viene delineato dal legislatore, allora il discorso può anche filare, perché comunque un euro c'è un risparmio, per esempio non si pagano i diritti di segreteria che sono dai 90 ai 100 euro, non si paga per il primo anno determinate iscrizioni alla Camera di Commercio in determinate sezioni della stessa, non ci sono i bolli, però al di là di questo cioè, la startup in sé non può basarsi su un modulo prestampato che già è antipatico ai notai in sé, visto che comunque le società di capitali passano per un atto pubblico, per cui insomma siete obbligati a vestire la startup in questa forma. Vi conviene, come spiego sempre, soprattutto quando avete determinate idee in prospettiva di arricchire il vostro portafoglio per dar corpo alle vostre idee, non solo di capitale, diciamo, di rischio, che tecnicamente è il capitale sociale, cioè quello che voi mettete all'inizio, 10.000 euro se è una SRL come minimo tradizionale, oppure da 1 a 10.000 euro se la volete in forma semplificata, quello che voi decidete di mettere in società e di rischiare di perdere completamente. Ma il problema non è questo risparmio anche a livello, diciamo, di onorario notarile, il problema è poi far vivere negli anni questa startup che, tra l'altro, in fase genetica per 4 anni, ammesso che ce ne siano, non può per legge distribuire gli utili, perché ovviamente l'agevolazione fiscale, soprattutto con i tempi che corrono, non è un'agevolazione fiscale così a fondo perduto, nel senso che ci sono delle agevolazioni fiscali, poi eventualmente ne parliamo sommariamente, per le start-up, ma hanno ovviamente un contraltare, un corrispettivo, che è questo, la non possibilità di distribuire degli utili, per esempio. In questa fase, diciamo, il mutamento dei requisiti, quindi all'interno, diciamo, di categoria SRL, è pacifica, nel senso che se si rimane nell'ambito di quei parametri comunicati all'inizio e mantenuti dalla SRL, a prescindere da quale delle tre sia, in questo caso ovviamente si va da quella 1 euro magari a quella con capitale sociale diverso per una moltiplicità di motivi, non si perdono i requisiti. Cioè, l'importante è che nel quadriennio quei presupposti che il decreto Passera ritiene debbano esserci per una startup non comporta la perdita, diciamo, del requisito, del connotato della startup a seconda dell'oggetto sociale. Mentre il decreto, diciamo, questo in fase genetica, poi il decreto affronta anche la cosa in fase, diciamo, dinamica, dice ovviamente siccome la startup deve avere determinati requisiti, non può invece nascere da una trasformazione societaria, da una fusione, cioè due società che si fondono, una magari si incorpora e perde, oppure due società danno vita ad una terza società, che sono le varie forme, oppure attraverso la scissione, che è l'operazione inversa, diciamo. Ma questo è un pochino più complicato da capire, perché quando si parla di fusione, cioè ci si chiede perché, se io, che ne so, si dice scissione per gemmazione, cioè se io da una società A creo una piccola società B che è partecipata dagli stessi soci, però in misura diversa, magari gestisce un ramo d'azienda originario, perché questa non può essere una startup? Perché tra l'altro la Cassazione ha detto che in questa operazione di scissione, anche se si crea un altro individuo,
In ogni caso non c'è una sorta di continuità societaria che impedisce questo, cioè sarebbe una sorta di contratto in frode alla legge tecnicamente.